Nella vita è importante divertirsi, io sono un po' autore del divertimento, a me piace divertirmi, però bisogna divertirsi con le cose che fanno bene, con le cose lecite. Il divertimento deve essere una cosa che quando lo ricordi con piacere. Quindi questi momenti di incontro servono proprio a farci capire queste cose, quanto sia importante preservare il nostro corpo e fare in modo che si conservi nel futuro. Ci sono dei pericoli che a volte non si possono conoscere, dei pericoli indotti, e appunto questi momenti saranno proprio per spiegare cosa succede e cosa succede quando si assumono certe sostanze che magari parlando con gli amici dice ma proviamo, provare le cose che fanno male è la cosa più stupida che ci sia, provare a farsi male non è una cosa intelligente. Io spero che possiate effettivamente prendere questa lezione come un momento di intreccio tra istituzioni statali, che siano quelle scolastiche e quelle in questo caso rappresentate da noi, che è il Ministero della Difesa. Gli stupefacenti sono queste sostanze che una volta così assunte variano il funzionamento di neurotrasmettitori che sono alla base del funzionamento del sistema nervoso centrale, e assumiamo 500 mg di una determinata droga, col passare del tempo quei 500 mg non ci fanno più lo stesso effetto. Quindi per avere gli stessi effetti dobbiamo assumere 600, 700, 800. Andiamo incontro a una dipendenza. Sei qua di giorni tutto, perché ci si trova? Non lo so bene. È una risposta, ovviamente. Allora, vediamo quello che invece... Ma come vi dicevo prima, è la dipendenza psichica che è difficile da far passare. Non c'è farmaco che possa togliere la voglia di rifarsi un buco, e ovviamente è quello il pericolo di ricaderci, proprio perché si ha voglia di nuovo di provare quell'esperienza. Bisogna diciamo così, dire che se uno fuma, si fa le canne, diventerà un eroinomane. Assolutamente non è vero, ma la maggioranza di quelli che sono eroinomani hanno iniziato facendosi le canne. Veramente morti per overdose di eroina in quantità eccezionale, parliamo degli anni 90, c'erano 100 persone che morivano, ma erano veramente casi eclatanti. Oggi ne muoiono magari una decina all'anno. Questo perché è cambiato l'uso delle sostanze stupefacenti. Il fatto è che ci sono in circolazione, quindi non sono tutte uguali, hashish e manuale, che hanno concentrazioni addirittura del 25%, quando 30 anni fa erano al circa dell'1%. Poi a un certo punto questa eroina è andata a degradarsi nel tempo, infatti oggi sono assolutamente molto meno persone, ma questo dipende dal fatto che nel frattempo il mercato è stato sostituito con un prodotto nuovo, che è la cocaina, quindi c'è stata una crescita, un incremento di cocaina in questi ultimi anni. E un'altra domanda, so che anche, non so se è vero, che ci sono tantissime persone, anche professionisti, avvocati, impiegati, dirigenti, manager, medici di un certo livello, che fanno un uso costante della cocaina. In effetti 30 anni fa anche la società era diversa, e 30 anni fa era normale per virgolette, ma si vedevano gli eroinomani camminare ciondolando per la strada, proprio perché anche la società vedeva, diciamo così, di buon occhio, tra virgolette, quelli che si, diciamo così, allontanavano da un mondo che non apparteneva loro. Oggi invece è tutto al contrario, bisogna essere brillanti. La società passa questi diciamo nuovi input, bisogna essere brillanti, e poi siamo abituati a vedere, a sapere, a conoscere che l'attore X, la modella Y, il personaggio XY, che sono famosi, fanno uso di cocaina. Vuol dire che a questo punto anche io, assumendo questa sostanza, divento importante.